Let's go bitches, siete pronti a questo nuovo video? Questo era un video che tutti aspettavate. È da tempo che sono fermo, che non gioco il competitive. Cos'è il competitive? Cioè la modalità, quella che si gioca per fare tornei, per vincere, per viaggiare, eccetera eccetera. Era da tempo che aspettavate che mi rimettessi in gioco e finalmente ne ho avuto l'occasione. Sono entrato nel team Sublime, il team di Colga, mio ex compagno di team, e ora siamo di nuovo riuniti, che gioca insieme a Frido, Luca, Killer e tanti altri giocatori che vengono dalla PlayStation. Secondo me questa è stata la scelta più giusta, quella di aspettare, di vedere cosa succedeva, perché praticamente io mi sono ritrovato su One a giocare da solo. Nessuno di quelli che erano le mie vecchie conoscenze, i miei vecchi amici che prendevano dal competitive erano passati a One e mi sono trovato da solo. Con queste qualificazioni, diciamo, del Cold War Championship, mi sono ritrovato a cercare di voler ritornare a fare competitive. Non ho mai smesso di cercare e di provare. E sono sempre rimasto su One dicendo no, tanto su 360 non si fa niente senza team. Non ho mai voluto quittare. Se l'avessi voluto fare, se avessi quittato ve l'avrei fatto sapere. Sono stato in stand by, ho aspettato, alla fine ho chiesto a Colga, Frido, Luca, tutti i player dei Sublime che mi hanno accolto a braccia aperte. E avevo formato un team, penso, di persone che sì, loro hanno formato, perché io sono l'ultimo entrato. E ci conosciamo tutti, abbiamo provato esperienze assieme, siamo stati all'estero, abbiamo viaggiato, abbiamo vinto e abbiamo perso. E penso che tutti quelli che erano i problemi dell'inferno siano un po' superati ora che torneremo a giocare assieme. Pure perché quel clima che c'è stato, diciamo, all'interno dell'inferno non era, diciamo, quello più salubre, se si può dire. E ora il fatto di esserci divisi, di aver intrapreso strade diverse o di esserci presi entrambi delle pause, perché parlo pure degli altri giocatori, non solo di me stesso, ci ha portato a vedere alla fine quello che avevamo fatto in passato in maniera diversa. E sono molto felice ora di far parte del team Sublime, con cui parteciperò tra l'altro al Cold War Championship. E sono contento di questo, perché non avrei voluto giocare con persone che non conoscevo, avrei preferito rimanere a casa e guardarlo. Questo perché anche se sono un giocatore del competitive e tutto, non sono un diciamo un approfittatore, cioè non è perché c'è il torneo allora lo devo giocare assolutamente. Se lo posso giocare con le persone con cui mi piace giocare, con cui mi fido, con cui diciamo che conosco, perché alla fine sono le uniche persone che conosco di vista, siamo usciti eccetera eccetera, quindi sono persone che non sono solo giocatori, quindi anche questo è un fattore in più che mi ha portato di nuovo sulla scena competitiva. Spero che queste ragioni vi abbiano fatto capire un po' il mio pensiero del perché mi sono fermato, perché ho affrontato solo la pubblica per ora. Bene, ora partirà una nuova parte sul canale, che sarà anche quella del competitive, appena inizieremo ad allenarci, a giocare. E penso che giocheremo ora in maniera diversa, sarà un clima molto più di divertimento, che era quello che non c'era tanto tempo fa. Era più, penso, un clima di sfida, eravamo tutti molto dei giocatori molto aggressivi. Io stesso a volte me la prendevo troppo, esageravo le cose, e quindi sono abbastanza felice di questo cambiamento che c'è stato anche in me stesso, alla fine non solo nei miei compagni. Quindi penso così perché alla fine, cosa posso dirvi, ci conosciamo da tempo, il fatto che mi abbiano accolto a braccia aperte mi ha fatto anche ripensare a tutto quello che, diciamo, è stato prima quando abbiamo giocato assieme. Sono molto felice di questo. Spero di iniziare questa nuova fase del mio canale, che sarà la parte competitive, che sarà sempre mista alle pubbliche, sempre mista magari forse un pochino di Battlefield 4. Non vorrei cercare di non abbandonarlo, perché è un gioco alla fine che mi piace. Spero riusciremo a rappresentare l'Italia e spero che ci seguirete, perché ovviamente il vostro supporto fa tanto. È sempre bello quando andavo ai tornei, mi mettevo prima delle partite a leggere i messaggi, quello che scrivevate, eccetera eccetera. E poi penso sia anche bello diciamo, quando si ha una persona da seguire che si rapporta con gli altri giocatori, eccetera eccetera. Quindi spero mi continuerete a seguire, siate contenti di questa mia scelta. Quindi let's go bitches, questa è una nuova era.